A raccontarla qualcuno stenterebbe a crederci, invece per fortuna ci sono le immagini a testimoniare quello che crediamo finora non sia mai accaduto in nessun'altra categoria, e cioè l'ennesimo infortunio ad un direttore di gara, quest'oggi a farne le spese Rizzello di Casarano, infortunato sia ad avvio di ripresa al polpaccio destro, medesimo infortunio capitato a Fantozzi di Civitavecchia qualche settimana fa quando in campo c'era ancora il Castelnuovo. Ma andiamo con ordine, mister Di Fabio deve fare a meno dello squalificato Tancredi e di Petronelli che ha lasciato nei giorni scorsi la squadra per problemi familiari. Sulla corsia Mancina Cerragni, mentre a centrocampo torna dal primo minuto Marianeschi. Sul fronte opposto, mister Pagliari, rispetto alla gara vinta contro l'Aurora Alto Casertano, inserisce Senigallesi per Marinucci e Sbaffo per Grieco. Primi 15 minuti che scorrono via velocemente, con le due squadre impegnate a studiarsi. Al primo affondo gli ospiti passano. Ragni resta a terra, toccato duro da un avversario. L'azione prosegue con Senigallesi che sfreccia sulla corsia di destra. L'assist sul secondo palo è perfetto per l'appostato Minella, per il quale un gioco da ragazzi mettere in rete. Poco più tardi Ragni è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto Morelli, con Di Fabio che non cambia la fase offensiva. I neroverdi non riescono però ad entrare in partita con i due centrocampisti troppo spesso distanti dal reparto offensivo. Dopo la mezz'ora a farsi vedere sono ancora i leopardiani, pallone in verticale che premia il movimento di Minella, l'autore del gol del vantaggio, però spara addosso a Grace. 2 minuti più tardi si vedono in avanti per la prima volta anche i locali. Imbucata di D'Egidio per Ripa, che prima della conclusione viene strattonato da un avversario. Proteste da parte dell'ex attaccante della Juve Stabia, ma per Rizzello di Casarano si può giocare. Il Castelnuovo, con tanta forza di volontà, prova a reagire, sempre con Ripa, che gira di testa un cross proveniente dalla sinistra, senza inquadrare però lo specchio della porta. Prima del recupero è fondamentale l'intervento di Casimirri, che ferma Giampaolo lanciato in porta. Poteva essere una mazzata per gli uomini di Fabio. Nella seconda frazione di gioco, nemmeno 2 giri di lancette, il direttore di gara si accascia a terra per un problema fisico. Gara sospesa in un primo momento e rinviata poi, a data da destinarsi presumibilmente a mercoledì 10 novembre. Ah, non lo so, adesso vediamo un po' proprio per gli impegni che abbiamo. Mercoledì abbiamo la Coppa Italia e poi altre partite. Adesso lo studieremo bene, vedremo quando è possibile recuperare questa partita. Certo che ogni volta capitano queste cose ti scombussano un po', però fanno parte del gioco e dobbiamo accettarle per così come vengono. Avevamo parlato dentro lo spogliatoio e siamo rientrati belli carichi, eravamo anche convinti di quello che dovevamo fare. Poi sappiamo che di fronte avevamo un avversario forte con delle grandissime qualità in avanti. Sicuramente ti mette in difficoltà, hai capito? Però anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità, le nostre chance per cercare di pareggiare questa partita. Siamo stati un po' sfortunati. 2 rigori, secondo me, molto, molto, molto dubbi. Però sappiamo che questo è un campionato di questo tipo dove ci sono tante squadre forti, molto equilibrate. L'importante è che noi ci siamo. Io penso che il Castelnuovo c'è come squadra e quindi se la gioca alla pari con tutte. Ma sì, è un periodo che stiamo giocando bene. Mi dispiace per l'arbitro, devo essere sincero, perché poi sono eventi che noi, a cui noi non possiamo fare niente. Però sì, ho visto una buona Recanatese, è un periodo che stiamo giocando bene. Ho visto anche cose che non mi sono piaciute, come al solito mio. Però c'è un buono spirito, un gruppo forte, ci stiamo divertendo. Mi auguro di migliorare su alcune cose. Io l'ho detto sempre che noi ce la giochiamo con tutti. Poi ci sono squadre molto forti su questo girone, non siamo partiti per vincere, però ce la giochiamo e poi in certi momenti anche una squadra che gioca bene è anche un bel vedere, perciò sono soddisfatto.